Allora, dicevamo che siamo alla vigilia di un evento importante, no? Cioè, dopo un tuo giro d'Italia che è ancora in corso, con dei passaggi in Salento, ma non solo, stiamo per avere un regalo da te, o no? Beh, sì, il regalo. Siamo alla vigilia dell'uscita del prossimo album, di tutte canzoni inedite, quindi 5 anni e mezzo che non si usciva con un album inedito, con altre cose sì, ma quindi un momento molto importante. È un bellissimo lavoro fatto, prodotto insieme a Lucio Fabbri, grande violinista, grande maestro, parte anche della formazione della premiata Forneria Marconi naturalmente, e soprattutto anche il co-direttore artistico di X Factor da diversi anni, quindi persona di grande esperienza che conosco da tanto tempo. Ci sono degli ospiti, degli illustri ospiti, amici, che sono Biagio Antonacci, Roberto Vecchione e uno dei produttori storici di David Bowie, Carlo Salomar, suo oltretutto band leader e chitarrista per circa 20 anni, con cui io avevo già prodotto un album a New York, e in questo caso è ospite dell'album come chitarrista in alcuni brani. Infatti l'album poi è stato finalizzato a New York, ma appunto ripeto con grande orgoglio, prodotto insieme a Lucio Fabbri al suo studio al Metropolis. E il nome dell'album? Il nome dell'album per ora rimane un top secret, perché siamo sulla dirittura d'arrivo. Ok, e i contenuti? È un album come linguaggio musicale, un linguaggio molto, molto solido, basato su un quartetto che naturalmente sta intorno alla performance vocale, e soprattutto voglio ricordare questo, che ci sono anche degli amici musicisti, ma che di base tutto è stato suonato a 4 mani da me e da Lucio. Quindi questo è stato anche un itinerario molto interessante per la produzione dell'album. E i testi di che parlano? I testi, insomma, fanno parte come al solito del mio cammino, e parlano chiaramente di tutto ciò che possa rappresentare oggi sia l'attualità, sia la ricerca di un aspetto sentimentale e dico di amore con A maiuscola, ma proiettato come al solito nel quotidiano. Quindi senz'altro la responsabilità del futuro, ma con l'attenzione a non robotizzarci. Quindi questo è di base. C'è un discorso politico dentro? C'è però sempre calato in ciò che ci può aiutare poi nel quotidiano e nel procedere a livello umanitario. Quindi ritengo, poi io ho sempre parlato anche sia negli album sia anche nei concerti di ciò che riguarda naturalmente la realtà politica, per cui si toccherà questa cosa, ma voglio che questo album abbia una priorità proprio anche al di sopra di questo, quindi che naturalmente è una responsabilità grande, quindi si vive poi sempre di politica, ma è giusto che l'arte poi in qualche modo faccia anche un po' di medicina anche su quello, quindi si parla un forte linguaggio di carnalità e di quotidianità. Senti, com'è andato in giro in Salento? Anche lì carnalità e passione? Sì, molto bene. Poi l'ho sempre detto che sono zone che mi stanno nel cuore, è una grandissima ospitalità come sempre, e quindi soprattutto abbiamo presenziato nei concerti nella zona di Alezio e di Galletto, e poi naturalmente abbiamo fatto anche, questo non per lavoro, ma siamo stati per un altro motivo professionale a Bari, e la visita a Lecce nella parte antica della città, che è sempre una grandissima vera. E poi Orbetello? E poi anche Orbetello proprio pochissimi giorni fa, in questo magnifico concerto insieme a Niccolò Fabi, a Rossana Casale, ad altri artisti, per un'opera scritta dall'amico e produttore storico Claudio Fabi, papà anche di Niccolò, produttore Claudio di Gianna Nannini, di premiata Forneria Marconi, di tantissimi altri artisti, e era un palcoscenico strepitoso, perché c'erano 105 elementi di orchestra composti da una 70 di cantori della scuola di Grosseto, scuola di musica di Grosseto, e di 35 elementi d'orchestra. Ho
tutto mi sono cimentato in spagnolo, perché l'opera è in spagnolo, quindi abbiamo avuto il battesimo spagnolo. E dei City Angels, di cui tu ormai sei uno dei testimonial storici, che ci dici? Si lega un po' alle tue tematiche, questo tuo impegno umanitario? Assolutamente, io poi ho la gioia di essere stato il primo testimonial, quindi con Mario Furlan era nata da parte sua questa idea, e naturalmente gli ho dato subito la mia adesione, perché forse perché sono studente anche di medicina, ma l'aspetto quello della, naturalmente dell'aiuto e della terapia nell'arte, nella musica in particolare, per quanto mi riguarda, lo ritengo fondamentale. C'è una dedica che io faccio sempre nei miei concerti, dove dedico una canzone che si intitola Sindone a questi, come li chiamo, straordinarie esistenze che nella nostra storia ci insegnano che la vita, come ha detto un grande pensatore indiano, non è merce da buttare sul mercato, ma è piuttosto un fiore che cresce sul ciglio della strada, senza chiedere niente a nessuno, ma sempre pronta a farsi cogliere da chi lo sa riconoscere. La dedica va dalla figura di Cristo a Martin Luther King Jr., ai giudici Falcone e Borsellino, quindi a persone che hanno sacrificato la propria vita per gli altri. E da City Angels ci arriva questo esempio di altruismo, e soprattutto di renderci conto che questo mondo può essere, insomma, una piazza un po' più bella, un po' più armonica di quanto dobbiamo delle volte sopportare. Senti, quando esce il disco, per finire? Il disco dovrebbe uscire in ottobre, a meno che per una buona causa non ritardi l'uscita, e allora andremo all'inizio di anno prossimo. Perfetto, grazie. Grazie a voi.